Vittoria sofferta ma alla fine meritata per l'Akragas contro un ottimo Cosenza. Sì, penso che l'abbiamo meritata perché l'abbiamo voluta, l'abbiamo cercata con grande costanza, non abbiamo mai mollato, abbiamo lottato pallone su pallone. I ragazzi hanno fatto una prova encomiabile per quello che hanno in questo momento, sicuramente ci hanno messo il cuore oltre l'ostacolo e questo penso che la città di Agrigento lo deve capire, perché non era facile dopo 7 partite fare quello che hanno fatto oggi. Quindi ritengo che questa squadra meriti grande rispetto da parte di tutto, principalmente da parte mia, per quello che loro mi stanno dando in questi giorni che abbiamo lavorato, grande disponibilità al lavoro, al sacrificio, sono dei grandi professionisti, quindi niente, andiamo avanti così, non bisogna montarsi la testa più di tanto, noi dobbiamo parlare di salvezza, dobbiamo raggiungere l'obiettivo prima possibile, quindi ora magari con 2 vittorie non dobbiamo pensare che ora magari facciamo i playoff, non esiste, perché non, in questo momento noi dobbiamo allontanarci il più possibile dalla lotta per la retrocessione. In queste 2 settimane di lavoro la squadra ha mostrato un grande spirito di sacrificio e per quello che mi hanno fatto vedere in allenamento ritengo che qualche segnale positivo c'è stato e penso che lo stanno dimostrando sul campo. 2 vittorie consecutive, nessun gol subito, la sua riavventura in casa Akragas comincia nel migliore dei modi. Penso di sì, grande fiducia da parte della città, del popolo agragantino, questo è un elemento importante e poi ritengo che la squadra si è letteralmente consegnata alla guida tecnica, quindi in questo devo dire che voglio ribadire a Nicola Legrottaglio un grazie, perché me l'aveva detto che abbiamo avuto un breve colloquio dove mi ha detto, dice, vedi che trovi dei grandi uomini. E devo dire che quello che mi ha detto chi mi ha preceduto è stata la verità e per me è stato di grande aiuto il fatto che lui mi ha detto delle cose, e quindi di questo lo voglio ringraziare per le cose che lui mi ha detto. Sabato la sfida di Catanzaro, altra partita con in palio punti pesanti per la salvezza. Decisamente, hai ragione, noi però permettimi di dire che fino a stanotte alle 12 ci godiamo questa vittoria. Ti auguro che uscito fuori per infortunio lo possiamo recuperare nel più breve tempo possibile. Da mezzanotte a un minuto pensiamo al Catanzaro, perché non è una partita semplice, quindi la dobbiamo preparare nel migliore dei modi.